Continuiamo a parlare in qualche modo di crisi aziendale, tornando però in Lombardia con questa intervista alla consigliere Formenti. Sentiamo. Antonella Formenti, consigliere della Lega Nord, lei, Regione Lombardia in consiglio, lei fa parte della Commissione Attività Produttive, sì. Vi state occupando oltre che della questione slot machine, ludopatie, anche di molte vertenze industriali. Ci riassume un po' qual è il vostro lavoro che avete fatto sinora? No, noi finora abbiamo audito 3 aziende che sono in difficoltà, l'ultima questa mattina che è la Brasilea che produce macchine del caffè, poi abbiamo sentito settimana scorsa la Lusquarna e precedentemente un'altra azienda. Noi in questo momento stiamo audendo, ma nello stesso tempo stiamo cercando di capire quale possibilità di intervento ha Regione Lombardia e cerchiamo di osare, come dice sempre il mio presidente di commissione Ciocca, di osare per far sì che queste vicende abbiano uno sbocco. Rileviamo in questo momento un buon accettazione da parte di chi viene audito in quanto vede un nostro interessamento reale e non solo diciamo d'immagine. Questa società di stamattina ad esempio è una società dove ci sono 183 persone che sono in cassa integrazione e purtroppo è in atto un'asta perché è in fallimento e il curatore ha indetto l'asta, ma per ora quelle società, quegli imprenditori che inizialmente sembravano interessati non hanno partecipato a quest'asta. Quindi stiamo cercando di capire quali sono le motivazioni per poi vedere Regione Lombardia compatibilmente alle proprie capacità di far sì che questa azienda trovi una soluzione. Siamo all'assemblea della Confindustria Lecchese, lei è del posto, quali sono i settori che soffrono di più la crisi in questa zona? Individuare quali sono i settori, sicuramente l'edilizia come in tutto penso la parte d'Italia, quella che sta subendo le maggiori difficoltà, però anche la meccanica voglio dire non è esente, come anche il settore del turismo in questo momento, dell'alimentare, leggevo poi dopo stamattina i dati che ci fornivano sempre in un'audizione le varie associazioni di categoria e anche lì abbiamo dei trend in negativo. In quel senso noi auspichiamo che con la moratoria che andiamo a discutere prossimamente in consiglio, tra l'altro io sono il relatore, potremo... Sulla grande distribuzione, sì, dove io sono il relatore, pensiamo di fotografare bene qual è la situazione per poi arrivare a riformare una legge che potrà consentire, speriamo, una ripresa del settore. E sugli ecobonus che sono appena stati varati dal governo, cosa ne pensa? Possono dare fiato o no all'edilizia? Diciamo che è uno dei tanti elementi che può dare respiro, sicuramente tutte le cose da sole, se prese singolarmente, non possono risolvere il problema. Le soluzioni del problema si ottengono andando a prendere tante cose e a fare tante cose. Da sole sicuramente non sarà la soluzione.